Fare conti con l'ambiente, Ravenna 2016, siamo con Renato Baciocchi e parliamo della scuola di alta formazione sulla bonifica dei siti contaminati. La nostra scuola è ormai giunta alla quarta edizione, si tratta di un'iniziativa che abbiamo pensato ormai appunto diversi anni fa con gli organizzatori di fare i conti con l'ambiente. L'idea era quella di creare un'occasione di confronto e di scambio tra i diversi stakeholder diciamo, coinvolti negli interventi di bonifica. La scuola onestamente ha avuto una sua evoluzione nel tempo, nel senso che siamo partiti appunto 4 anni fa con una scuola che aveva un approccio molto più basico e fondamentale e anche l'uditorio era costituito essenzialmente da studenti o neolaureati. Poi nel tempo effettivamente la scuola si è evoluta e devo dire che proprio quest'anno abbiamo appunto un uditorio che è prevalentemente rappresentato da società di consulenza, da enti pubblici, agenzie ambientali e quindi devo dire che anche il livello di appunto interscambio che si è creato tra discenti e docenti è molto molto evoluto. La scuola appunto, come dice il titolo, è diciamo, legata alla gestione e alla bonifica dei siti contaminati e nasce da un accordo che abbiamo avuto con l'Abelab, la rete Reconnect, che è una rete sulla gestione e la bonifica dei siti contaminati, con appunto il nostro contributo come Università di Roma Tor Vergata. Diciamo che la scuola è strutturata in 3 giorni, una prima giornata dove abbiamo avuto già nella mattinata un scambio diciamo, di tipo internazionale con interventi da parte di Commissione Europea, Università Spagnole e Ministero dell'Ambiente. Oggi pomeriggio, nella prima giornata, avremo un approccio sulle tecnologie di bonifica, mentre diciamo, la seconda giornata sarà in parte dedicata a degli approfondimenti, soprattutto della rete Reconnect di cui parlavo prima, e il pomeriggio invece sarà dedicato al monitoraggio. La novità un po' di quest'anno è che l'ultima giornata avrà una mattinata dedicata ad uno scambio e confronto tra le ARPA, cioè le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, e nel pomeriggio ci sarà una sorta di esercitazione, direi tavola rotonda, dove cercheremo un po' di tirare le fila con l'obiettivo di identificare alcuni aspetti critici sulle bonifiche che possono rappresentare delle occasioni di approfondimento nel futuro e l'idea è quella di preparare una sorta di piccolo white paper, position paper, che dovremo pubblicare probabilmente sul prossimo numero della rivista Recover, che in qualche modo supporta la rete Reconnect e anche un po' la scuola in questa attività di disseminazione. Diciamo, devo dire che la mia soddisfazione è molto buona, la scuola sta riuscendo bene e quindi ci auguriamo che poi questa possa essere l'occasione per continuare questa collaborazione con questo evento e con l'Abelab nel futuro.